Oggi vi presento un marchio che negli ultimi mesi sta prendendo una larga fetta di mercato e di appassionati, soprattutto qui in Italia, ma non solo. È un marchio che viene da lontano, viene da Dubai e le sue fragranze sono ispirate appunto a diversi aspetti della città, insomma, quindi il mare, i palazzi, eccetera. Questi profumi negli ultimi periodi sono veramente molto, tra virgolette, hypati, per utilizzare un termine tecnico, nonché sono veramente molto chiacchierati sul web. Per questo ho voluto un pochino, grazie anche all'aiuto di un amico, provarli, perché dico, vabbè, cioè, tutti ne parlano, quindi bene o male volevo provarli anch'io. Quindi oggi io vi parlerò di Spirit of Dubai Bahar, il primo profumo di questa linea che vi porto sul mio canale. Prima la sigla. Bentornati a tutti. Allora, volevo innanzitutto farvi vedere il packaging delle fragranze di Spirit of Dubai, perché indubbiamente è veramente molto molto bello e raffinato. Questa è la custodia dentro la quale c'è il profumo. Io per motivi logistici l'ho svuotato perché ho paura di farlo cadere e non è proprio l'ideale. Allora, Spirit of Dubai Bahar. La boccetta praticamente è questa qui. Sono 50 ml di prodotto. Il tappo è veramente molto molto bello, pesante in metallo, mentre la boccetta racchiude 50 ml in questo vetro, mentre sotto è tutta decorazione. Queste parti bianche vogliono raffigurare un po' l'ondeggiare del mare. Questo profumo, come ben avete capito, è un profumo marino, una delle fragranze di Spirit of Dubai che si rifà al mare e all'ambiente lacustre. Allora, io all'interno di queste note ci sono, all'interno di questo profumo ci sono tantissime note e secondo me molte neanche esistono, perché sinceramente sono veramente tante, troppe note olfattive all'interno. Come funziona questo profumo? Secondo me questa fragranza ha varie fasi di diciamo di evoluzione sulla pelle. Io l'ho provato un paio di giorni. E dopo andremo a scrivere, dopo vi andrò a elencare anche la miriade di note che lo compongono, perché è doveroso comunque farvelo presente. E sostanzialmente apre con un'apertura abbastanza fresca ed agrumata, perché in testa abbiamo, diciamo, un'apertura che è veramente molto bella, e questo lo devo assolutamente riconoscere. L'apertura fresca è data grazie alla miriade di note olfattive che abbiamo nella testa di questo profumo, che nella pratica è un profumo marino zonato, acquatico, fresco e anche agrumato. Nella testa abbiamo appunto le note marine, gli agrumi, abbiamo l'ananas, il pompelmo, note verdi, il cocco, il limone. È veramente, ragazzi, un'apertura che ti lascia anche leggermente turbato, ma che sostanzialmente nella miriade di note che si riconoscono, si possono riconoscere in questo profumo, ti porta direttamente a pensare all'ambiente marino, perché abbiamo appunto le note marine, note ozoniche, note acquatiche, che insieme a delle note fruttate, agrumate e fresche, dopo ti porta, diciamo, nel cuore di questo profumo, che sostanzialmente mi riporta molto all'odore delle alghe. Io non lo so se è una mia impressione generale di questo profumo, ma sostanzialmente è questo, cioè sulla mia pelle ha un'apertura molto bella, ha un'apertura fresca, frizzante, elegante. È una fragranza molto molto elegante, molto molto raffinata e molto molto lussuosa, e che apre
andiamo alle note, ve le elenco tutte per cortesia. Note marine, agrumi, note speziate, arancia amara, foglie di violetta, note acquatiche, note ozoniche, lime, ananas, fragola, pompelmo, note verdi, ciliegia, mela, ribes nero, cocco, limone, zenzero, lampone, prugna, mandarino e cardamomo, per poi passare alle note centrali che sono vaniglia, spezie, sandalo, gelsomino, foglia di violetta, abete, loto, zafferano, iris, ciclamino, legno di cashmere, legno di cedro e rosa. Nelle note di base abbiamo la vaniglia, il sandalo, i legni preziosi, il legno di agar, l'ambra, il vetiver, il muschio, l'elicrisio ed il patchouli. Allora, come già vi ho detto in precedenza, questa fragranza apre con un accordo molto fresco, molto pulito, molto marino ed agrumato, per poi passare ad una fase successiva in cui sento molto molto forte un sentore di alghe, ma non è un sentore cattivo, però sostanzialmente diciamo si assesta un po' su queste note che non so dove, ma io già l'ho sentito questo profumo, e non era uno Spirit of Dubai sicuramente. Comunque rimane sempre molto salmastro secondo me, cioè nella parte centrale della sua evoluzione andiamo proprio a sentire una parte salmastra, rimanendo sempre alla fine nell'elegante, perché comunque la qualità delle materie prime al suo interno è buona, per quello che posso dire, solamente che sinceramente per un profumo da 250 5 euro, mi dispiace dirlo, ma avevo alte aspettative. Probabilmente dato la colpa alle miriadi di recensioni positive che abbiamo di questo marchio, mi aspettavo un profumo che fosse un pochino più strutturato, un pochino più come dire, anche abbastanza forte, perché sono comunque 255 euro per un 50 ml. Attenzione, si tratta semplicemente di una mia opinione personale. Nulla voglio dire per screditare il profumo, perché dietro ad ogni profumo c'è una storia, ci sono delle persone che ci hanno lavorato e ci sono delle persone che lo amano. Quindi lungi da me da screditare questo marchio, perché è veramente comunque un marchio di lusso, un marchio molto conosciuto soprattutto ultimamente. Però devo dire che nella mia piccola esperienza personale mi aspettavo che fosse una fragranza più carica. Invece oltre che io non abbia un rapporto molto fantastico con le fragranze marine, tranne alcuni che poi man mano nel tempo anche i gusti cambiano, non è quello diciamo, non è quello il punto, però con i marini ho sempre avuto un po' di fatica nel farmeli piacere, quindi magari siamo sempre in un ambito di fragranze che mi piacciono e non mi piacciono. La fragranza sostanzialmente è bella, può piacere, e se la dovete comprare, io non è che vi dico di no, ma sinceramente a livello di fragranze marine, secondo me c'è un pochino di meglio in giro. Oltretutto è la prima fragranza di questo marchio che provo, quindi magari più avanti vi parlerò di altre e magari ne resterò entusiasta. Oltre al fatto che ha una durata che secondo me, almeno sulla mia pelle, lascia un po' a desiderare, sia ben chiaro. Io ne ho fatti un paio di spruzzi sia ieri sia oggi e devo dire che la durata complessiva sulla pelle si attesta secondo me intorno alle 5, massimo 6 ore. Io non sono una persona che vi sta lì a indicare la durata di un profumo, perché poi alla fine cambia molto da pelle a pelle, questo sì, però devo dire che ha una durata, una scia abbastanza buona nelle prime 2 ore, ma poi dopo andiamo proprio nello scemare, nel diventare quasi uno skin scent, ma magari percettibile nel raggio di vicinanza, molto vicino alla persona che lo indossa. Secondo me non è propriamente una fragranza che lascia una scia importante per tanto tempo. Comunque sia, l'ambiente di grado è quello marino, quello salmastro, è molto elegante, raffinato, la qualità è buona, ma sostanzialmente per me non è un acquisto fondamentale da avere in collezione. Magari bisognerebbe rifarsi un po' ad altri profumi di questo marchio. Questo mi ha lasciato sinceramente un pochino interdetto, nonostante riconosca la qualità che c'è all'interno, il lavoro, l'impegno all'interno, la qualità del packaging, che è molto bello, però sostanzialmente devo dire la mia, non è che mi abbia lasciato col fiato sospeso nel dire oddio, lo devo prendere perché è veramente il top. Secondo me a livello marino ci sono fragranze migliori. Io spero di esservi stato utile con questo video e spero di avervi
acceso un po' la curiosità. Comunque sia, provatelo perché comunque è veramente una fragranza da provare, ma secondo me non indispensabile. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.